Sono 3 milioni e 860 mila euro i finanziamenti ottenuti per il comune di Fano dal Ministero dell'Interno. Una cifra importante che permetterà di risolvere alcuni interventi nella nostra città, ha detto il primo cittadino Massimo Seri, primo cittadino che questa mattina ha elencato gli interventi. 500 mila euro per il rifiorimento delle scogliere di fronte alla ex pista dei go-kart. Quasi 450 mila euro per il sistema franoso di Carignano, dove faremo un bel intervento. Altri 500 mila euro per piste ciclabili, questo probabilmente le realizzeremo per una pista che consentirà di andare in bicicletta alla nuova piscina. E ci sono 500 mila euro per la piazza Marcolini. Abbiamo un altro bel intervento, 900 mila euro per Viale Battisti e la parte, diciamo, di Via Garibaldi Vecchia. Anche questo diventerà un ingresso, un collegamento mare strada e mare centro importante. Un ulteriore intervento nella parte sud Rio Crinaccio, dove in passato facevamo degli interventi importanti, ma li continuiamo andando verso la strada con ulteriori interventi. Anche 850 mila euro per la raccolta delle acque della zona Sassonia. Come vedete, insomma, ci sono risposte per tutta la città, ma questa è solo una prima tranche, perché attendiamo altre forti risorse anche nei prossimi mesi. Queste sono tutte opere che verranno realizzate e cantierate entro il 2023.